Vai. Abbiamo assistito alla 15ª edizione del torneo della Cina nazionale, trofeo Maglio Alta Dolciaria. Consultivo non può essere che positivo. Abbiamo avuto circa 150 tennisti provenienti da tutta Europa. È stata l'edizione che ha avuto più tennisti stranieri, anche di qualità. Non a caso il singolare femminile è stato vinto da una ragazza svizzera molto brava e di cui sicuramente sentiremo parlare. Nel maschile abbiamo visto la vittoria di Gandolfi su Menichini, una finale veramente poco combattuta, evidentemente Menichini è risentito dell'emozione di questa finale importante, però comunque il livello tecnico di questo torneo è stato davvero molto molto elevato e di questo non possiamo esserne che contenti. Chiaramente un ringraziamento va per la realizzazione di questo evento, gli sponsor, in particolare chiaramente lo sponsor Maglio Cioccolato Italiano, grazie al suo contributo insomma si riesce a realizzare questa manifestazione che ha dei costi abbastanza elevati e comunque anche gli altri sponsor che hanno contribuito alla realizzazione. Poi anche la Regione Puglia come ente, come istituzione ci è stato vicino, il Comune di Maglie e la provincia di Lecce. Insomma, diciamo che c'è una sinergia di intenti fra le varie istituzioni che rende possibile, come dicevo prima, la realizzazione di questo evento. Sta per terminare una settimana di sport eccezionale per quanto riguarda il tennis. Abbiamo disputato due tornei in Puglia eccezionali dal punto di vista tecnico, sia qui a Maglie che a Brindisi, quella che è una vetrina importantissima per il tennis nazionale ed internazionale. E l'unico neo, e questo lo devo dire purtroppo, è che non c'è nessun giocatore pugliese in semifinale e finale. La cosa mi addolora molto, anche se i tecnici mi dicono che per quanto riguarda i ragazzi si va un po' ad annate, per cui questa non è un'annata positiva per quanto riguarda gli under 12 e gli under 14. Tra l'altro noi in queste manifestazioni abbiamo avuto dei giocatori che poi hanno fatto la storia del tennis pugliese, Portaluri, Andrea Pellegrino, Martina Zerrolo e tanti altri, per cui questa la dice tutta praticamente sulla bontà di questi tornei, di queste manifestazioni, tra l'altro ottimamente organizzate, perché il CT Maglio ormai è pronto all'organizzazione di manifestazioni importantissime e non soltanto a livello di Under 12 ma anche a livello di Fed Cup, di Coppa Davis, di Serie A, di Serie B, del resto quest'anno fa sia la Serie A che la Serie B, quindi ripeto sono circoli oramai che pronti ad ospitare delle manifestazioni di interesse nazionale ed internazionale e io sono certo con l'impegno, con la passione, con la professionalità che hanno i dirigenti di questo magnifico circolo, da non molto vedremo ancora manifestazioni importanti. Sì, siamo qui al torneo di Maglie, conclusione del torneo, oggi giornata delle finali, abbiamo visto due finali di buonissimo livello, una del femminile con la Halle, la giocatrice svizzera che ha vinto contro la Denise Valente, la nostra giocatrice italiana, che ha ben figurato in questo torneo, ha fatto un ottimo torneo, però dobbiamo dire che la Halle ha meritato la vittoria finale, soprattutto per il suo strapotere fisico, perché è dotata fisicamente di un fisico che l'agevola nel tennis e soprattutto con un servizio davvero di primissima qualità. Nel maschile la finale è in corso, sono in campo Gianmarco Gandolfi e Daniele Menichini, due ragazzi italiani, e stanno giocando un bel tennis a tutto campo e davvero stanno dando spettacolo a tutti gli spettatori accorsi qui oggi a Maglie, al CT Maglie. Un plauso sicuramente va all'organizzazione del Circolo Tennis Maglie e
per l'ospitalità e per l'organizzazione di questo evento, di questo torneo ormai giunto alla 15ª edizione. Soprattutto sono stati molto ospitali con tutti i maestri e i ragazzi coinvolti in questo torneo, si sono trovati benissimo e quindi sicuramente ritorneranno qui a Maglie per riprendere appunto la loro attività tennistica. E quindi un ringraziamento, rinnovo il ringraziamento al CT Maglie, al direttore sportivo, al presidente De Iaco e al direttore sportivo Antonio Baglivo per tutta l'organizzazione del torneo. Io ho una mia personale graduatoria tra tutti i tornei cui si possa assistere e trovo che questo sia il miglior torneo in assoluto, perché ragazzini di 12 anni hanno la possibilità di dimostrare le loro prospettive future. È entusiasmante vederli giocare. È un torneo non inquinato da premi in denaro o da voglia di classifica e quindi si vede il vero tennis. Beh, devo dire che c'è stato, noi ormai, questa è una tradizione che la Federazione Internazionale vuole che si organizzi a Maglie e questa è una cosa estremamente importante. E in tutti questi anni abbiamo visto i progressi incredibili, è sempre un livello superiore rispetto all'anno precedente perché si fanno dei progressi fisici nei giovani e poi dei progressi tecnici anche, con nuove metodologie di allenamento e nuove tecniche di gioco. È veramente bello guardarlo.